conoscendo gli ultimi dettagli prima della gara. Salve a tutti ragazzi, bentornati DJ Alido, Gran Premio di Assen, Università della Motocicletta. Siamo qua, partiamo dalla seconda casella, in pole position c'è Liuti, Thomas Liuti. E abbiamo fatto le qualifiche sotto un diluvio incredibile e sinceramente noi speravamo che piovesse perché avevamo più passo. Comunque, S all'anteriore, M al posteriore per noi. E iniziamo questa gara, SM, molte SM, quindi una scelta all'anteriore che è stata condivisa da molti piloti. Cerchiamo adesso di fare un buon risultato, siamo primi nel mondiale, mi sembra, a 24 punti, quindi dobbiamo mantenere la leadership. Il Gran Premio Assen, l'università delle due ruote, è pronta, ancora una volta, a mettere tutti alla prova. Ok, tutto è pronto ragazzi. Semaforo rosso, gas a martello! E andiamo, partito il Gran Premio di Olanda, Assen, partito bene Thomas Liuti, ma partiamo meglio noi, abbiamo più spunto e riusciamo a metterci davanti. Attenzione qua, chiudiamo subito la porta, ci siamo subito messi al comando, ma arriva Baldassarri e anche Liuti, attenzione, di gran carriera. Qui attenzione a non lasciare porte aperte, ci francobolliamo al codone di Thomas Liuti. Mentre Baldassarri guida la gara, Liuti nel panino dei due italiani, attenzione perché gli dà sfrutta la scia. Oh mamma mia, mamma che sorpasso! E tenta l'infilata e ce la fa, bellissimo sorpasso su Baldassarri. Mamma mia che sorpasso, che prime curve! Abbiamo il nostro pilotino Alidori scatenatissimo con la sua MV Augusta. Mamma mia! Che sorpasso! Bellissimo in quel cambio di direzione. Ne abbiamo frombolati due. Adesso siamo al comando. Dobbiamo metterci davanti e continuare a spingere adesso. Prendere un po' di margine. Se non mi ricordo male, credo di non aver mai vinto ad Assen. Credo, neanche in Moto3. Credo che di non aver mai vinto. Ora, non lo so, dovrei andare a rivedere, ma credo di no. Intanto concludiamo il primo giro in prima posizione, questo primo giro di 8. Con mezzo secondo abbiamo dato a Baldassarri. Là dietro, sbagliata completamente la curva. Siamo arrivati lunghi, l'abbiamo veramente battezzata male lì. Dopo il disastro tedesco, dobbiamo per forza rimetterci in discussione. Dobbiamo per forza fare punti, andare al risultato. Oh mamma mia però. Abbiamo la M al posteriore che nei primi giri ha meno grip, probabilmente di una S. Baldassarri ci sta tallonando, insieme a lui Tom Liuti, due italiani davanti a tutti. In questo momento qui è dove li abbiamo frombolati entrambi, siamo forti in questo cambio di direzione. Attacchiamoci qui a San Brembo, qui gli diamo veramente, veramente tanto, Salvo poi perdere in quella curva là. Ancora lungo, mamma mia, ancora lungo sul verde. Alidori, dobbiamo stare attenti, che poi si rischia di pagarle queste cose. Va a pizzicare quasi l'erba. Attenzione, adesso dobbiamo fare il martello, dobbiamo martellare perché sono tutti lì gli avvoltoi. 1.38.8, cominciamo a martellare. In realtà con l'asciutto abbiamo visto anche dei 37, però eravamo in qualifica con due soft. Mamma mia, ancora l'ho battezzata male quella curva, ragazzi. Con due soft e poca benzina, quindi forse non riusciremo a ripetere il 37 mi sembra è 6 che ho fatto in Q2. Sarà dura, ma ci dobbiamo provare.
è stata la scelta migliore mettere una M, considerando le temperature a cui portiamo noi la gomma, a cui facciamo lavorare la gomma posteriore. Non potevamo scegliere soluzione diversa. Veniamo penalizzati di 2 decimi. Non ho tagliato, com'è? Dai, veramente, eh. Oh, mamma mia! Andiamo a sfruttare tutto il cordolo, forse anche troppo. Abbiamo sempre questo problema con la moto che si impenna. No, ne abbiamo sbagliato. Attenzione, ora rientrare qua. Baldassarri! Oh, mamma mia! Clamoroso, clamoroso errore. Attenzione, ci siamo distratti nel guardare i tempi e così è arrivato Baldassarri, giustamente, carico a pallettoni, pronto ad infilarci. Baldassarri la fa più stretta e quindi passa. Mamma mia, siamo alla chiusura di questo giro, abbiamo girato in 41.2, veramente male. Andiamo a staccare adesso un po' prima. Baldassarri l'allarga, la pronto a chiudere e si rimane davanti Baldassarri adesso. Due italiani guidano la gara, Alidori e Baldassarri. Oh, incomprensione qui fra i due italiani, ne approfitta Liuti. Fra i due italiani lo svizzero gode. Attenzione, chi è questo? Chi è? Nagashima, è spuntato Nagashima, ragazzi. Ma come prima, qua ne abbiamo, qua ne abbiamo come prima per riportarci in seconda posizione e attaccarci agli scarichi di Thomas Liuti, che però rimane davanti. Mamma, come l'abbiamo fatta bene questa. Ah, non troviamo lo spunto qua per attaccare Liuti. Ci portiamo molto sotto, ma non riusciamo a trovare al momento lo spunto adatto per poter entrare su Thomas Liuti, che adesso sta facendo lui l'andatura e qui è un pelo larghi. Mamma mia, quanto ha frenato prima qua Liuti. Liuti si gira, vede che c'è Alidori, perde tempo però a girarsi e quindi viene immediatamente alla S. Bellissimo quel sorpasso, alla S viene sorpassato da Alidori, che chiude in 40.0. Però c'erano i sorpassi da fare, quindi ci sta. Adesso la battezziamo bene, andiamo a prendere il cordolo giù adesso in picchiata. Ci avviciniamo al rampino di prima marcia. Questa l'abbiamo fatta troppo larga, ragazzi. Liuti ne approfitta subito, ne approfitta subito. Eccoci al rampino di prima marcia, vediamo se riusciamo l'incrocio. Siamo tutti attaccati, i primi tre, Liuti, Alidori e Baldassarri. Un po' più staccato tutto il gruppo poi, ma neanche tanto. Nagashima è lì, che li vede. Qui ne abbiamo veramente tanto di più. Alidori si rimette al comando, Nagashima è lì che li vede e si gode lo spettacolo in prima fila. È un abbonato speciale. Ora Alidori si rimette a fare l'andatura quando mancano 4 giri alla conclusione del Gran Premio e potrebbe essere veramente la soluzione adesso tirare. Tirare per scappare, non ho la gomma per tirare. Però ora uno, oddio, anche loro hanno la M, non mi ricordo se hanno messo, mi sembra che i primi tre avessero tutti SM. Comincia a scivolare questa moto però, attenzione, lo vedo nelle curve di lunga percorrenza dove comincia a scivolare il gommone posteriore. Ne approfitta Liuti, che sembra molto più a posto con le sue gomme. Forse ci conviene quasi fargli fare l'andatura a Liuti e fare un po' più una gara attendista. Perché, oh, attenzione, abbiamo dei punti dove ne abbiamo palesemente di più. Però adesso la gomma dietro sta, entra anche Baldassarri, la gomma dietro sta scivolando tanto. Attenzione perché è arrivata anche Nagashima e Liuti sta andando via. No, male, male, la gomma dietro sta cedendo, incredibile.
Incredibile, la gomma dietro ci sta abbandonando. Quindi dobbiamo trovare una soluzione, perché il gommone posteriore ci sta abbandonando. Mamma mia, guardate come quando prendiamo in mano il gas come si muove. E nei curvoni veloci non abbiamo tanto grip. Abbiamo una moto che tende a scivolare e quando prendiamo in mano il gas si scompone. Oh, guarda là, mamma mia, quasi da non poter prendere in mano il gas. Attenzione, a centro curva non si può prendere praticamente in mano il gas. Adesso si fa sotto Baldassarri, la vedo dura. Abbiamo un grande drop della gomma posteriore qui in Olanda. Quando taglieremo il traguardo mancheranno due giri alla fine, ma saranno due giri abbastanza duri da fare, perché non riusciamo qua. Guardate come perdiamo e arriva a sorpresa Fernandez. Dove è spuntato Fernandez? Da dove è uscito Fernandez? Da dove è uscito? Ah, Liuti sta andando via, attenzione. È arrivato anche Fernandez. Fernandez gliela dobbiamo rendere subito. Non possiamo. Oh, mamma mia! Qui non la teniamo. Fernandez, scusa, ma abbiamo dei grossi problemi di aderenza. Attenzione qua! Mamma mia, è caduto Nagashima! Per un secondo abbiamo lasciato il gas, se no centravamo la moto. Adesso abbiamo tutti dietro con Lorenzo dalla porta attaccato ai nostri scarichi. Stiamo durando una fatica enorme, Stiamo durando, signori, una fatica enorme per poter contenere tutti gli attacchi quando sta per cominciare l'ultimo giro. Ma siamo arrivati larghissimi, addirittura entra anche Bezzecchi. Ci sta provando anche il buon Lorenzo dalla porta. Cambiamo la mappatura, adesso diamo tutto. Abbiamo finito però, guardate, la spalla destra del gommone posteriore è praticamente finita. Oh! Attacchiamoci veramente a San Brembo! Caduto! È caduto Baldassarri! Cade Lorenzo Baldassarri e Bezzecchi fa il giro veloce in 38.7. Noi dovremmo lavorare con il nostro team. È iniziato intanto l'ultimo giro su questo drop della gomma posteriore, perché abbiamo veramente un calo che è impressionante, è incredibile il calo che abbiamo. Il nostro stile di guida, probabilmente la nostra moto, diciamo, mescolando le due cose, si ottiene questo calo della gomma posteriore veramente importante. Non ne abbiamo sicuramente per riprendere Liuti e Bezzecchi. Bezzecchi, diciamo che non è in lotta per il mondiale, quindi ci va bene anche lì, ma gli UTC. Non riusciamo a prendere veramente il gas in mano. Intanto c'è un doppiato. Là davanti c'è un doppiato. Credo sia la prima volta che doppiamo uno. Questa è la parte più guidata, la parte forse dove adesso facciamo più fatica. E dove dalla porta potrebbe approfittarne. Non è dalla porta adesso, ci dovrebbe essere Fernandez. O Fernandez o Lose. No, è Lose. Sam Lose dietro, attenzione a non farsi rubare il podio adesso. Qui attacchiamoci veramente a San Brembo. Oh! E ce la facciamo, vince gli UTI e noi guadagniamo il terzo posto. Un po' di rammarico però. Sì, il quinto? No, avevo la penalità. Quinto posto, peccato. Dovremmo lavorare su questo drop della gomma posteriore. Comunque, ragazzi, vediamo se siamo ancora primi nel mondiale. Siamo ancora primi a 30 punti su Schroeter, perché è arrivato meno male dietro di noi. Perfetto, guarda, ok. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.
Mi raccomando, lo dico sempre, iscrivetevi al canale, supportate, supportate, supportate. Ciao belli!